Amici di Media Ariano, questa sera siamo qui nel centro più bello forse di Ariano Irpino, siamo in Piazzale Pasti, questo terrazzo bellissimo, e chiaramente, inevitabilmente, non si può non parlare di politica. Siamo con delle belle presenze, oggi universo femminile, siamo delle presenze che si stanno rilassando a... Dopo il voto, grazie al mio amico Max. Cosa dire? Allora, insomma, questa tornata elettorale per voi cambia qualcosa, è cambiato qualcosa in questo momento, c'è una differenza di fondo dalla vita normale che fate tutti i giorni, tutte le domeniche? Assolutamente no. Niente, non vi tange nemmeno da lontano. Sicuramente avrete votato. Sì, assolutamente. Votato, sì. Un voto moderato, importante. Nel senso che ci avete passato bene a questo punto, oppure è stata una cosa piuttosto leggera o quasi consueta? No, non so tanto, ho pensato bene, sì, per quanto se ne possa pensare bene, poi dopo bisogna vedere sempre con il senno del poi se la scelta è stata giusta oppure no. È un po' di avversione verso i politici in genere, oppure credere nella politica in qualche modo? Credo semplicemente che andiamo verso la privatizzazione, quindi fin quando le cose vanno per il verso giusto, cioè nel senso che ciò che faccio, su quello che faccio, sulla mia vita non influisce più tanto, alla fine c'è poco da fare, perché altrettanto se non ci pensano loro non ci possiamo pensare. Vero, quindi è importante, una giornata importante, e le nostre amiche hanno votato presto oggi. Prestissimo. Ma adesso? Adesso. Ah, quindi non avete evitato la carta. Vabbè, cos'altro possiamo dire ai nostri amici? Che non cambia molto, si spera non cambia molto, perché in questo momento non è che... Ma tanto ogni volta ci dobbiamo dire sempre le stesse cose, non è mai cambiato. Lei è più per la meritocrazia, quindi privatizzazione, meritocrazia, meritare, cioè meritare.